goodness. Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti in questo nuovo video che vorrei iniziare con una domanda. Quanto è secondo voi il prezzo giusto per uno smartphone? 800 oppure 1000 euro, che è quello che serve per portarsi a casa un top di gamma di casa Samsung o magari Apple? Oppure per avere un telefono decente basta spendere anche meno, diciamo 300 o 400 euro, che è quello che costa un medio gamma sempre di Samsung oppure perché no anche di Huawei? E ho parlato di prezzo giusto non a caso, perché se quello che chiedono questi produttori è quello che effettivamente andrebbe pagato, allora come fanno a guadagnare i fabbricanti cinesi che vendono smartphone con le stesse caratteristiche ad un prezzo decisamente più basso, che in alcuni casi arriva addirittura alla metà? La prima considerazione interessante che si può fare deriva dall'analisi della distinta base di un Galaxy S8. In base al costo dei materiali impiegati, il costo di produzione per Samsung si aggirava al momento del lancio l'anno scorso per la versione da 64 GB intorno ai $300, diciamo 240 euro al cambio attuale, mentre il prezzo di vendita era attorno agli 800 euro, il che significa che Samsung aveva un ricarico di più di 500 euro. Mentre per quanto riguarda Apple, il costo di produzione di un iPhone 10, sempre basandoci sulla distinta base, è di circa $370, per cui diciamo circa 300 euro al cambio attuale, quindi con un ricarico vicino a 700 euro. Ovviamente ad essere precisi in questi costi non sono presenti né le spese di ricerca e sviluppo né tantomeno i costi di marketing, di cui però parlerò in seguito, e non sono neanche incluse le tasse all'importazione. Ad ogni modo, in base a diverse ricerche di mercato, pur considerando queste tipologie di costo, il ricarico medio su questi prodotti si aggira comunque attorno al 50%. Se questo è quello che pensiamo sia il ricarico giusto che serve per remunerare il capitale investito, il rischio di impresa eccetera, e poi guardiamo al mercato cinese dove ci sono produttori che con 150 euro ma a volte anche meno riescono a vendere smartphone veramente validi, viene spontaneo chiedersi come facciano questi marchi a sopravvivere e soprattutto a guadagnare. Per capirne il motivo bisogna innanzitutto partire dal luogo fisico in cui questi dispositivi vengono prodotti. Si tratta di Shenzhen, una città a sud della Cina che a partire dagli anni 70, quando era un borgo di pescatori con poche decine di migliaia di cittadini, è arrivata nel 2010 a toccare i 10 milioni di abitanti, continuando a crescere, e grazie a particolari leggi speciali è diventata la Silicon Valley cinese. Qui hanno sede la totalità dei produttori di smartphone ed è in questa regione che vengono fabbricati non solo i telefoni, ma qualunque gadget che contenga elettronica. In questa zona è il suo quartier generale ovviamente anche Xiaomi, molto conosciuta per i suoi smartphone dall'elevatissimo rapporto qualità-prezzo. Bene, come fa Xiaomi a produrre e vendere i suoi smartphone a prezzi così competitivi? La risposta è semplice ma sorprendente allo stesso tempo. Xiaomi dalla produzione e vendita di telefoni non guadagna niente, al massimo riesce a raggiungere un pareggio tra costi e ricavi. E allora vi chiederete perché produrre? Semplicemente perché in questo modo Xiaomi è riuscita a farsi conoscere ed apprezzare anche negli altri settori di mercato in cui è attiva, tanto che i guadagni di questi settori compensano abbondantemente quanto investito negli smartphone, che vengono usati né più né meno che come un veicolo pubblicitario. Ovviamente Xiaomi ha la forza economica per adottare una strategia di questo tipo, che prevede un investimento nel breve periodo in modo da avere poi un ritorno maggiore sul lungo periodo. Altri produttori, magari pur avendone la forza, non hanno interesse, perché il settore degli smartphone è il loro focus principale, e altri che magari sarebbero interessati non possono invece adottare una simile strategia perché non hanno le disponibilità finanziarie per sostenerne i costi. E qui veniamo ai motivi reali che permettono di mantenere prezzi così competitivi. Vi anticipo subito però che nella lista non troverete il costo del lavoro, perché praticamente tutte le case assemblano i loro dispositivi a Shenzhen e quindi questo fattore di produzione influisce praticamente allo stesso modo per tutti i produttori. Il primo vero motivo è la quasi assenza di magazzino. Infatti il magazzino ha un costo che va oltre lo spazio fisico necessario per stoccare i prodotti. Quello che veramente incide profondamente è il capitale che viene investito nella loro realizzazione. Infatti per produrre ad esempio uno smartphone è necessario acquistare semilavorati ed utilizzare manodopera per assemblare un qualcosa che nessuno ha ancora pagato. Quindi per mantenere a livello minimo il magazzino, i produttori cinesi sfruttano sostanzialmente due tecniche. La prima è quella delle flash sale, dove i prodotti vengono venduti ad un prezzo super scontato in modo da non creare scorte,
oppure utilizzando la tecnica del just in time, per cui la produzione parte quando gli ordini sono stati piazzati e quindi i prodotti sono già stati venduti. Ecco perché molte volte, acquistando dagli store cinesi a prezzi stracciati, bisogna però aspettare qualche settimana e a volte anche di più prima della spedizione. In questo caso si dice che il costo del magazzino viene spostato dall'impresa al consumatore finale. La possibilità di tenere un simile comportamento deriva proprio, come ho ricordato sopra, dalla particolare natura del distretto industriale di Shenzhen, dove tutti i produttori di componenti elettroniche sono localizzati in uno spazio relativamente piccolo, per cui approvvigionarsi della componentistica necessaria per realizzare qualunque dispositivo è un'operazione molto semplice e veloce. Da questa caratteristica deriva un altro dei motivi fondamentali per cui i produttori di telefoni cinesi riescono a mantenere i prezzi così bassi, che consiste nella qualità dei materiali impiegati per l'assemblaggio dei prodotti stessi. Con questo non voglio però dire che i telefoni cinesi siano qualitativamente scadenti, ma che i componenti impiegati per l'assemblaggio sono statisticamente più soggetti a guasti di quelli che sono usati per realizzare gli smartphone di Samsung oppure di Apple. Ma lasciatemi spiegare meglio il concetto. Normalmente sia i piccoli che i grandi produttori si approvvigionano dagli stessi fornitori per acquistare i semi lavorati che servono per produrre i loro dispositivi. Si tratta principalmente di componenti elettroniche, che quindi sono uguali in termini di specifiche tecniche. Solo che i marchi più blasonati sono disposti a pagare di più per acquistare lotti di produzione che dal punto di vista statistico presentano la minor parte di componenti difettose. Ovviamente questa particolarità ha un costo che poi si riflette inevitabilmente sul prezzo finale del prodotto finito, in questo caso lo smartphone. Viceversa, i fabbricanti più piccoli acquistano sempre dagli stessi fornitori, però sono lotti, diciamo così, meno controllati, con una percentuale statistica di componenti difettose più alta. Ed ecco che in questo modo si spiega anche la percentuale maggiore di rotture ed il conseguente rischio di dispositivi difettosi di piccoli produttori piuttosto che di quelli più famosi. Da questo punto di vista Apple è la casa che investe di più e che quindi a livello statistico dovrebbe avere la più bassa percentuale di prodotti finiti difettose. In altre parole, più alta la percentuale a livello statistico di componenti difettose, più basso sarà il costo di acquisto delle componenti stesse, il che permetterà di mantenere prezzi di vendita più bassi, ma allo stesso tempo più alta sarà la probabilità di dispositivi fallati. Ecco perché alcune marche hanno una percentuale di rotture maggiore rispetto a quella di altri produttori. Un altro motivo dei prezzi così bassi è dato dall'assenza di promozione pubblicitaria. Case famose spesso sponsorizzano eventi, fanno passare i propri annunci pubblicitari in televisione, radio o su altri mezzi di comunicazione, per i quali ovviamente pagano per avere uno spazio. Un dato per tutti: Samsung, che spende circa 10 miliardi di dollari, sì, proprio 10 miliardi di dollari in pubblicità ogni anno, e la stessa cosa si può dire per gli altri produttori famosi. In questo modo il cliente paga un prezzo maggiore che in parte serve appunto per creare il marchio. I piccoli fabbricanti cinesi invece, in parte proprio per la loro cultura, in parte per ragioni economiche, non fanno niente di tutto questo. Sfruttano molto i social media con campagne che sono praticamente gratuite, ma che portano un buon ritorno in termini di visibilità. In alcuni casi si tratta anche di cattiva pubblicità, ma come spesso si dice, bene o male, l'importante è che se ne parli. Un altro motivo molto importante che permette di mantenere prezzi così bassi è la scarsa attenzione in Cina, ma in particolare a Shenzhen, per i brevetti. Tema questo piuttosto scottante, di cui si è parlato molto, con accuse anche di plagio, cause e quant'altro, per le quali adesso non voglio entrare nel merito se sia giusto oppure sbagliato. Magari fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti. Però, semplificando molto, è indubbio che questo clima di forte lassismo ha permesso in passato, e continua a permettere tuttora, che buona parte di quello che viene ideato e prodotto in questo distretto industriale può essere paragonato ad un software con codice open source, cosicché tutti sono, diciamo così, liberi di copiare e migliorare. Ciò si traduce in un processo di innovazione estremamente veloce, con enormi risparmi di costi sia in ricerca e sviluppo, ma anche e soprattutto per le royalty derivanti appunto dallo sfruttamento dei brevetti. Siamo arrivati così alla fine e spero proprio che apprezzerete il video, che in questo caso devo dire ha comportato una mole di lavoro non indifferente, e spero anche di essere riuscito a portarvi qualche spunto interessante. Fatemi magari sapere voi nei commenti se siete d'accordo o meno con quanto ho detto, oppure se c'è qualche altro motivo che non ho considerato. Per il resto vi ricordo come sempre che qui sotto trovate il pulsantino per mettere un mi piace al video e per iscrivervi al canale. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per la visione, ci vediamo alla prossima, ciao da Gianni.